Buongiorno a tutti, eccoci qua con la prima puntata di questo vlog dedicato alle ISOP di questa stagione. La tappa è quella del mese di marzo e, come sempre, quando inizia un'avventura pokeristica si parte dal viaggio, che quando si fa da soli è di un certo tipo, quando si fa in compagnia di un altro. In questo caso il mio viaggio è un viaggio solitario in macchina, quindi con compagnia della musica, della mia musica, con la compagnia anche delle varie telefonate, anche di lavoro, e con il pensiero rivolto al primo torneo che giocherò questa sera, quindi orario previsto di arrivo le 18 circa a Nova Gorica, una sistematina, poi una doccia e poi si va a tentare il primo dei uno. E naturalmente il torneo delle ISOP è un torneo giocabile con una buona struttura, per questo l'ho scelto per questo weekend, e insomma poi mi porta bene, molti risultati positivi negli ultimi 3-4 anni in questo format, e quindi speriamo di essere ancora protagonisti lassù. La condizione mentale c'è, la forma mi sembra buona, e quindi good luck to me. Ci sentiamo più tardi per il prossimo video. Ciao! Ed eccoci arrivati a Perla, quindi tra poco inizierà il torneo, il main event, e siamo qui vicino alle casse. La registrazione non l'ho ancora fatta perché c'è la waiting list. Speriamo di iscriversi velocemente, di iniziare velocemente, anche se tanto in questo torneo con una struttura molto giocabile non è così fondamentale, diciamo, partire dall'inizio, quindi anche se si parte più tardi, no problem. Fate gli amici e, come sempre, il nuovo mega schermo del Perla, e insomma tante cose belle, nuove, e speriamo di portare a casa un buon risultato in questo torneo. Qui ci sono il nuovo schermo del Perla, qua ci sono i Golden Boys, insomma c'è gli addetti alla stampa, i fanciulli e le fanciulle. Ciao, eccoli, mamma. Ecco. E niente, siamo pronti, dai. Quindi vi aggiornerò durante l'evento, durante questo day 1, con informazioni, con qualche mano, magari se riusciamo anche tecnicamente a raccontare qualcosa. Ciao a tutti, a dopo. Allora, eccoci qua alla prima pausa, sono sceso nella zona giochi, per zona slot, per essere più tranquillo, visto c'è molto affollamento, c'è un centinaio di players ancora in gioco, e reso conto di questa prima tranche di livelli. È incredibile perché ho preso, credo, la più grande bad beat della mia storia. Penso di non aver mai preso una bad beat del genere. In pratica ho difeso il mio big blind con Kappa Jackoff dall'apertura di un giocatore in middle position con 4 flat. Ho deciso di difendere semplicemente perché siamo a inizio torneo a bui 100-200, quindi ha aperto 500. La mia 3-bet comunque avrebbe potuto far passare poca gente, perché ho visto già che erano poco propensi al fold. Quindi difendo Kappa Jackoff e il flop è Kappa Jack 10 con Jack 10 di picche. Quindi checko naturalmente perché sono il primo a parlare, e checkano tutti, quindi non succede nulla. Al turn scende un Kappa di picche, quindi io faccio full nuts praticamente, perdo solo la scala colore. Decido di cercare ancora e cercano ancora tutti, purtroppo siamo in 6 ancora nel colpo, e al river c'è un 3 di cuori, quindi io a questo punto esco puntando. Il mio avversario, che è Andrea Iocco, è un giocatore molto forte, io esco puntando poco meno di piatto, che è 1.300, lui esce in raise, mi fa un raise abbastanza considerevole, io naturalmente lo mando a resto e lui snappa perché ha scala colore, dama 9 di picche, quindi una bad beat clamorosa. Fortunatamente qualche mano prima avevo settato i due, avevo preso un piatto da 20.000, quindi sono rimasto dopo questa bad beat incredibile ancora con circa 20-23.000,
ed ora sono risalito a circa 75, quindi molto bene. Quindi ci si vede più tardi, al prossimo break. E ecco, a proposito, scusate, perché lui che mi ha fatto scala colore esatto. contro full nazi. Ci sta, però una bad beat clamorosa, una delle più grandi bad beat che ho mai preso nella mia carriera. Che dici? Forse potevo foldare, esatto, ha detto forse potevo foldare. Vi saluto ragazzi, ciao. Allora, buongiorno a tutti, eccomi qui al nostro day 2, secondo giorno di permanenza qui a Nova Gorica per questo evento. Abbiamo chiuso le buste stanotte verso le 3 di notte, quindi insomma ci si sveglia un po' più tardi al mattino. Oggi è una giornata abbastanza soft, giocherò verosimilmente il torneo di Omaha, quindi verso le 3, prima andremo a pranzo a festeggiare il compleanno di un amico. Quindi nelle trasferte di poker c'è sempre anche una buona dose di divertimento e di spensieratezza, diciamo, visto che è una community la nostra che comunque si conosce da molti anni, soprattutto di molti giocatori storici che frequentiamo un po' tutti i circuiti in giro per l'Italia e l'Europa, e quando ci si trova in queste trasferte è sempre un piacere passare dei momenti conviviali. E detto questo, facciamo un po' l'analisi di quello che è capitato ieri. Dunque, ieri è stata una giornata davvero particolare perché, come raccontato in un video precedente, ho preso verosimilmente una delle più incredibili bad beat della mia carriera, quella appunto con full contro scala colore, ma successivamente sono risalito con lo stack in modo abbastanza, diciamo, costante, fino a poi arrivare a un punto dove sono riuscito addirittura a scoppiare gli assi con i miei K, quindi un Olympia flop, una dinamica abbastanza standard, senza grandi patemi, nel senso che non era una mano inevitabile, KK su asso, un 5 bettato, 6 bettato, il resto, quindi ovviamente lui mi copriva, io avevo 200.000, lui ne aveva 250, e quindi sono andato io e sono schizzato oltre 400.000. Quindi è stata una run molto positiva. Ho avuto un'altra mano importante per arrivare a 200.000, dove ho settato gli 8 scontrandomi contro asso K, asso dama e 5-5 in all-in a 4 addirittura, dove io ho isolato dopo l'apertura di Antonio Scalzi, io ho isolato con gli 8 e mi sono scontrato contro 3 giocatori che non pensavo chiamassero, tra l'altro erano tutti molto più corti, però vabbè, sono andato io. E invece la mano due mani importanti sono una mano nella quale ho bluff cacciato un player che al river mi ha sciovato resto, diciamo 25x, con aria, pensavo io, infatti l'ho chiamato con la bottom pair, un 4. Avevo tribettato con 4 e 2 di quadri, ho preso il 4 al river e lui mi ha sciovato resti al river, appunto, l'ho chiamato, insomma, player out. Invece la mano più degna di nota, a 3 livelli dalla fine, dove praticamente ho aperto asso K off e ricevo il call del grande buio, e il board è 3 quadri, 6-8 jack, quindi vado in continuation bet, non ho un pezzo a quadri, vado in continuation bet per circa 2 buie e mezzo e ricevo il call del mio avversario. Al turn cecco, perché scende un 3 di picche, quindi una carta sostanzialmente che non mi cambia nulla, non sposta i miei fattori, e il mio avversario punta, esce puntando circa 3 buie e mezzo, 4 buie. Io a questo punto decido di andargli sopra. Teniamo conto che giochiamo io con 400.000 effettivi, lui con 220.000, quindi lui punta all'incirca 7.000, io gli vado sopra, faccio 23, lui gioca, river scende un'altra carta inutile, e meno per me, quantomeno, non ricordo più se era un 7 o un 8, comunque non di quadri, e lui, io sciovo diretto. E lui ci ha pensato molto, io asso K nulla, lui ci ha pensato molto, ha fatto un ragionamento giusto, poi alla fine però ha deciso di passare, quindi ho incassato anche questo piatto. Negli ultimi due livelli, dopo l'ultima pausa, sono andati maluccio perché ero partito con quasi 500.000 di fish e ho perso
un paio di all-in pre-flop chiamando dei corti. Una volta forse potevo passare perché Asso Jack è aperto da me, questo show va, c'è anche il video, mi sembra l'hanno fatto i blogger, lui show va 20x, posso passare, invece ho voluto mettere e ho perso 60.000 e poi un altro spot dove con Asso K ho tribettato e cibettato e perso altri 40-50 mila. Quindi purtroppo ho chiuso a 321 mila, che però non è purtroppo perché è comunque un bel gruzzolo per domani, dove ci sarà il day 2, a bui 1000-3000, quindi parto con 100, 100, no, 107 bui, quindi molto bene. E niente, ci sentiamo magari oggi pomeriggio per l'Omaha e buona giornata a tutti, ciao. Ed eccoci qua, siamo al tavolo finale dell'Omaha, torneo da 200 euro di Omaha, siamo rimasti in 9 e insomma il mio staff è considerevole, circa 45 bui, quindi sono il chip leader del tavolo e adesso siamo in 8 perché il mio amico Angelo è uscito. Quindi 8 player left. Eccoci qua al day 3 di questa trasferta in terra slovena. Una trasferta che ieri mi ha portato con grande gioia un trofeo, quindi una coppa, con la vittoria nel torneo di Omaha, quindi molta soddisfazione. E adesso si va invece a giocare per il main event. E siamo rimasti circa 160 giocatori, in questo momento sono sesto in partenza, sono sesto in chips, quindi un ottimo bottino di 100, 107 bui per lo start di questo day 2. La zona premi sarà indicativamente intorno ai penso 45-50 giocatori, ancora non è stato comunicato, quindi sarà un day molto lungo, come di consueto il day più lungo di solito di questa kermesse. Quindi niente, ci si prepara, soliti riti prima di in camera prima di iniziare il day, quindi un bagno rilassante, una guardatina su Facebook per vedere un po' le notizie sempre di poker, e poi si va giù e si beve un caffè e ci si siede al tavolo. Tavolo 19, posto 10. Tra l'altro ancora contro al tavolo con Andrea Iocco, che però è molto corto, e con Yuri Pedrini, che ieri ho sconfitto in heads up nel torneo di Omaha. E insomma, poi ci sono una pattuglia di 3-4 sloveni agguerriti e il membro dei Golden Boys Alvisi. Quindi un tavolo abbastanza ostico, ma ovviamente si va per i massimi, come sempre. Ciao! Eccoci qua alla pausa cena, sta per finire la pausa cena del main event delle ISOP tappa di marzo 2024 e dunque siamo rimasti in 49, siamo in bolla piena, 48 a premi. In questo momento il mio stack è di circa 60 bui, quindi diciamo che viaggio uno stack abbastanza profondo. Ne avevo molti di più prima e avevo uno stack a meno di 300.000 fish in più, quindi ero quasi arrivato a 1 milione, no, più di 1 milione, 1.060.000, e purtroppo ho perso un paio di colpi molto negativi. Una volta ho perso KK contro Asso 5, il signore non ho saputo passare la mia tribet con i K, e poi ho perso doppia Asso Dama contro la scala runner runner di Alessandro Cermino, che ha preso un bel K River su Asso Dama X K River. Io avevo Asso Dama, lui già che 10. Mani salienti in questa giornata ce ne sono state un paio. Una in particolar modo dove ho fatto un bluff gigantesco a un ragazzo abbastanza giovane e inesperto, e gli ho portato via 150.000 a bui 3.000-6.000, quindi è stato un ottimo colpo. E niente, per il resto insomma ho visto poche carte, ovviamente non mi demoralizzo, gioco con un po' tutto, ma mani davvero forti, parti K scoppiati e appunto Asso Dama scoppiate da Jack e 10, non mani veramente importanti, un Asso K che ho tribettato, hanno passato tutti, niente di che. Quindi adesso si va per la bolla,
sono moltissimi i corti, quindi cercheremo di approfittarne per rubare un pochino dei corti in trouble situation, e quindi vediamo di chiudere questo day 2 con, speriamo di arrivare in fondo al day 2 e quindi di sederci poi domani al final day. Ciao ciao! Eccoci qua, ciao a tutti, purtroppo si torna a casa, come vedete sono in macchina perché ieri sera è andata discretamente fino a un certo punto e poi prima o poi bisogna metterli in mezzo le fish, e quindi purtroppo ho bustato 18esimo, un piazzamento che chiaramente non mi soddisfa perché quando si compete si vuole sempre vincere. Però devo accettare il risultato del tavolo perché è quello che è accaduto. Diciamo che ero salito con un buono stack a bui 25-50.000, comunque ero riuscito a salire intorno al 1.800.000, quindi stavo giocando ancora molto bene e però ho incrociato, diciamo, delle mani dove non potevo più uscire, in particolar modo una dinamica di all-in pre-flop dove avevo soccappa suited e ho incrociato le dame e purtroppo ho perso più di metà stack e poi ho perso un altro piccolo flip con un giocatore molto corto, io 10-10, lui asso jack, ha preso l'asso e poi sono uscito con molta sfortuna trovando da bottone pusho gli 8 con 16 big blinds e ho trovato sul grande buio le dame e quindi player out. Tutto sommato una trasferta positiva con insomma una vincita economica non eccelsa, però qualcosina in più di quello che siamo partiti c'è, una trasferta con un trofeo, la coppettina dell'Omaha di sabato e con due bandierine che comunque fanno sempre morale e punti su Endomo. Quindi ci si vede per i prossimi tornei e Poker Life, la mia Poker Life e anche la vostra.